ogni anno Cesena vive il suo giorno di metropoli dell'Ippica per il campionato europeo dei trottatori. Il pubblico affluisce all'ippodromo del Savio dalle spiagge vicine, dalle città lontane, ma soprattutto dall'Emilia, focosa anche nel nobile amore dei cavalli. Al pronti, sulla pista vediamo 5 soli trottatori. Dei 7 italiani non è rimasto che Pan, che parte con 20 metri di vantaggio. Il 7 e l'8 sono due americani, Mighty Ned e Scott Tyson, gli altri sono due francesi. Sulla dirittura di fronte Pan viene assorbito, scompare. Era la sua sorte, per non condividerla erano stati ritirati gli altri 6 cavalli indigeni. Ecco Mighty, il protagonista nato, sui 400 metri finali. Dalla terza posizione si è portato in testa, mentre il suo rivale Scotch, rimasto chiuso, non ha potuto sfruttare il suo magnifico spunto. Il pubblico aspetta la seconda prova, una clamorosa conferma. E infatti, ultimi 600 metri. Pan ha resistito in testa fin qui. Mighty attacca al largo e Scotch, rimessosi da un errore, si infila nella sua scia. Ma Mighty, che stavolta porta il numero 9, è più potente. Lento in partenza questo cavallo, che è tra i più grossi trottatori del mondo. Ha persino la distanza, qui 1640 metri, e ha il dono di queste folgoranti accelerazioni finali. Irresistibile il suo predominio. Scotch conferma matematicamente i risultati delle prove precedenti, classificandosi secondo dietro a Mighty. Antonellini è stato il sapiente guidatore di questo cavallo di 8 anni al suo rientro. Il sulky si avvia verso occidente, direzione di Parigi, dove Mighty si ripromette una grande rivincita.